Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Art. Siamo ancora una volta su SBK 22 per eseguire la Super Pole Race e gara 2 qui nel nostro primo weekend con la Ducati ad Aragon. Allora, abbiamo visto nello scorso episodio che la Super Pole non è andata benissimo, ma gara 1 sì. E adesso dobbiamo cercare di recuperare qualche posizione nella Super Pole Race. Molto probabilmente la prima posizione fuori dalla nostra portata, però almeno ci possiamo portare un po' più avanti per partire meglio in gara 2. Io prima di proseguire vi invito da subito a lasciare like al video, a iscrivervi al canale e attivare la campanella degli avvisi per rimanere sempre aggiornati sulle nuove uscite. E in descrizione trovate il link per seguirmi anche su Instagram, dove pubblico molto più frequentemente, il link per seguirmi su Twitch e la mia wishlist di Amazon, qualora abbiate voglia di farmi un regalo. Su Twitch portiamo principalmente Formula 1, quindi non perdete l'occasione di seguire anche altri giochi. Noi nel frattempo partiamo subito per questa Super Pole Race, cerchiamo di guadagnare qualche posizione. Mamma mia, con un penna. Vai, andiamo, andiamo, senza indugio. Partenza, ragazzi. Super Pole Race. Partenza buona, direi. Scivolata qui davanti. Chi è? Razgar Dioglu? No, Razgar è primo, quindi non può essere lui. Sembrava una Yamaha, era blu almeno. Gerloff? Può essere? No, non va bene, perché mi sono distratto per vedere chi cazzo è caduto. Stiamo girando malissimo. E niente, qua il cordolo ovviamente non lo puoi toccare, ma manco per idea. Traction control a 4. Sì, ci siamo agganciati. Ci siamo letteralmente agganciati. E continua, eh. Continua Vierke, chi è? Lecuona o Vierke? Lecuona. Ma perché mo non frena sta moto, raga? Ma che succede? Oh! Ma dai, ma è assurdo, allucinante. Cerchiamo di scaldare anche il freno posteriore, un pochino magari. E quello è il problema. No, non frena più, raga. Cioè, è completamente cambiata la dinamica della moto tra gara 1 e gara 2. Non frena più, non va. Io non vorrei che fosse per la gomma. Vabbè, però ne avevamo solo un'altra. Levati dalle balle. Allora, siamo in quinta posizione al momento, dietro Redding. Vediamo se riusciamo a recuperarne un'altra. Niente, non sta in strada. Non sta in strada sta moto, raga, ma che succede? Cioè, è possibile che la gomma più morbida all'anteriore ci abbia portato a questo peggioramento proprio incredibile? Boh. Tra l'altro il posteriore neanche si sta consumando. Vabbè, abbiamo montato un SC di 0 dietro, mi sa. Quindi ci sta anche che
si consumi lentamente, però diamine, abbiamo fatto un giro e praticamente il consumo è zero. Redding ripassa. Niente, non frena, raga. Vabbè. Dobbiamo salire. Buttare il cuore oltre l'ostacolo. Qua ho ricevuto penalità per molto meno in questo gioco, ma va bene. Un secondo e 8 da Bautista. Non li riprendiamo più. Cioè, togliamoceli dalla testa perché non li riprendiamo più. Vabbè, qua ci porta lungo. Avvertimento, ce lo teniamo. Pur ricordo di trampolino. Ok, ho detto che non li prendevamo, avremmo presi più, però praticamente siamo arrivati. Siamo arrivati al pronto soccorso perché siamo andati in terra a una velocità imbarazzante. No, si sentiva proprio che si stava chiudendo l'anteriore. Stava chiudendo di nuovo. Piano piano sta curva, la facciamo con fin troppo rispetto. Comunque ci siamo presi in avvertimento, vabbè. Occhio che ce l'abbiamo portata di rettilineo, perché ovviamente noi lì possiamo superarli. Eh sì, domani. Di certo non in frenata. Ma che cazzo, ma rimbalza sta moto. Qua ho sbagliato io perché ho accelerato troppo. Quindi quando è stato il momento di buttarla dall'altra parte. No, non li prendiamo. Non li prendiamo. Forse sì. Forse sì. Forse sì. Rea. Carenata. Mi sa che la vince Razga. E la vince Razga. Oddio! Mamma mia! Vabbè, secondi. Pazienza, pazienza. Seconda posizione, ok. Ci stava, ci stava. Stavamo proprio arrivando addosso a Razgardioglu. Peccato per l'ultima curva. Avremmo potuto entrare più... La moto dov'è? Diceva, avremmo potuto entrare più forte. Leviamo sto scempio che è meglio. Però, vabbè, meglio così, meglio come è andata. Le posizioni le abbiamo recuperate. Allora. Adesso gara 2, ragazzi. E qua rimettiamo le dure. Ci siamo trovati troppo bene in gara 1 con le dure per pensare a una cosa diversa. E anche quella dietro SC0 per forza, perché è l'unica in grado di
darci abbastanza sensazioni abbastanza buone. E iniziamo subito. Però stavolta partiamo più avanti. Molti stanno partendo con l'SC2, non pensavo. Sgasa, sgasa. Sentila. Si parte. Io devo togliere la partenza manuale. Devo toglierla perché non è leale che gli altri partano esattamente quando si stacca il semaforo. Un po' largo qui, vabbè. Avvertimento per taglio di curva, ce lo teniamo. Che è il momento di mettere la mappatura 2 sul motore, così consumiamo meno benzina e ne abbiamo di più per la fine. Certo, non riusciremo a fare i sorpassi. Oh la Madonna! Dicevo, non riusciremo a fare i sorpassi in accelerazione come facevamo in gara 1, però. Ok, che ci sono sei piloti tutti attaccati. Come cazzo è caduto? Non stavo neanche più frenando. Destra, sinistra. Occhio Redding, tampinato male da Vierke con la nostra Honda X. Mercato para la traiettoria con la sua Honda. Mercato, quella Honda va bene perché ci sono salito io fino all'anno scorso. Oh, elevati dalle balle. Imbarcatina sul cordolo lì, in piena curva. E qua invece, in piena curva, siamo saliti sul cordolo, ovviamente ci ha lanciato. Vai, vai. Vai al nostro Ducatone, come la chiamiamo la Ducati? Egisto. Non lo so, mi è venuto fuori così. La chiameremo Petra, perché è una moto solida. Hai capito? No, vabbè, pure questa era imbarazzante. Però Petra è un bel nome. Me lo terrei buono, la chiameremo così. Olla, come prima, uguale. Guarda che pure l'Equona per sbaglio è salito sul cordolo. E stava andando ai per funghi. Anche Rea sale sul cordolo, si trova un po' in difficoltà. Cioè, la moto va molto meglio con la gomma dura davanti, ve lo dico. Molto più solida. Guarda che frenate ti fa, ti è. Ok, possiamo iniziare a mettere la mappa 3 e ci leviamo di dosso gli altri. Occhio, subito primo. Sicuramente qualcuno adesso all'interno rientra. E invece no, sono ancora tutti qui. Come un gruppo di amici fuori al passo. Traversone.
Mamma mia, che entrata in curva qui! Bellissima, tutta di traverso. Oh, incidente! Chi è caduto? Noi! Cioè, la risposta mi sembrava ovvia. Uppela! Avvertimento, ce lo teniamo. Asgardioglu, Re e Bautista sono ancora qui. I Fantastici 4 stiamo facendo. Ok. Oh! Ci ha proprio puntato il posteriore, Razga. Tacci sua. E vaffanculo. Ti piaceva il mio posteriore, restaci dietro. Occhio Rea, che non molla. Altra gara combattutissima, poi deve rallentare per ovvi motivi. Non ci si sta in due lì. Accelera tutto. E adesso arriva il punto di forza della nostra moto, il motore. Cioè, guarda come stacca adesso con la dura l'anteriore. A saperlo, mettevo la dura usata per la Super Pole Race. So che magari la frenata sarebbe più incisiva frenando, o meglio, mettendo le marce un po' più gradualmente, però dovete mettere la soddisfazione di fare una staccata alla Stoner o alla Valentino Rossi, tutto di traverso, piuttosto che arrivare lì pulito. Ecco, una frenata da Razgardioglu, no? Con la moto che va da tutte le parti. Guarda lì, siamo sul monitor. Destra e sinistra. Ah, senza rendercene conto, laggata allucinante. Siamo arrivati all'ultimo, al penultimo giro. E gli altri si stanno un po' staccando. Quindi occhio. Anche noi ci siamo staccati. Una vertebra proprio. Vai, vai indietro. Oh, e frena. Ora non frena più, vedi? Questa cosa a me fa incazzare. Perché non capisci il motivo per cui inizia a frenare un pochino meno. L'uscita da quella chicane è stata perfetta, adesso guadagneremo un bel po'. E sta per iniziare ora l'ultimo giro. Eccoci. Anche qua tutto di traverso, poi subito gas in mano. C'è da dire che, nonostante la moto vada un po' da tutte le parti, se avessimo fatto una roba del genere con la Honda saremmo volati in terra. Intendo a riprendere il gas in mano subito in prima curva da Aragon. Adesso il vantaggio è grande, 1 secondo e 8, però ricordiamoci che con le moto non si può mai sapere, si può perdere tutto in un attimo. Tipo andando su un cordolo troppo aggressivo. Ecco, appunto. Qua ce ne ha dati 2 di avvertimenti, secondo me.
perché la ruota entrava e... Oh, sì, domani. Diciamo, usciva e entrava sbacchettando e quindi secondo me ce ne ha calcolati due di avvertimenti. Vabbè, la facciamo così, abbiamo capito che adesso non frena più. Di traverso, oh, mamma mia. Queste cose non fanno bene alla salute dei genitori a bordo pista. Niente, là 2 decimi, 3 decimi li perdiamo sempre, poi nel rettilineo li riprendiamo. Un pochino largo. E andiamo a vincere anche questa. Insomma, le due gare che contavano ce le siamo portate a casa. Benissimo, 2 secondi su Rea. 58 il miglior tempo. Bellissima gara, bellissima gara. Ed eccoci al parco chiuso. Ma non ho una Yamaha, ma mi scusi. Ma mi hanno cambiato moto nel frattempo. Vabbè, questa cosa è fantastica però. Cioè, a farlo apposta non ci sarebbero riusciti. Andiamo avanti, va, togliamo di nuovo sto schema. Allora, o la moto non compare sotto il culo, o mi danno un'altra moto. Allora, come potete sentire, ho abbassato il rumore della musica perché mi ha dato degli avvertimenti per copyright. Le musiche non sono sotto copyright restringente, quindi le puoi usare comunque, ma è meglio evitare, ragazzi. Ovviamente mi riferisco agli scorsi episodi. Tadà, superato, superato, superato. Attacco a tempo non me l'ha dato. E neanche pilota di punta. Ma pilota di punta era di arrivare nei primi 5. Siamo arrivati i primi, che cazzo vuoi? Vabbè. Quando esce pilota di punta negli obiettivi non lo dà mai. Allora, vediamo un po', vediamo un po'. Il Taleio l'ha finito, mi sa. Sì. E possiamo sviluppare qualcosa tipo il TCS oppure il Power. No, il Power non ci abbiamo abbastanza punti. L'anti-wheelie o il TCS? Io andrei sul TCS. 4 settimane. C'è qualcos'altro in sviluppo? No, non credo. Però potremmo farlo. Io però non lo farei. 2000 punti. Senti, concentriamo tutti quanti i cristiani qua. 2, 3, 4. Ah, 3 settimane. Questo è tutto quello che mi cala. E allora vaffanculo. Vabbè. Andiamo avanti, questi che vogliono, contratti in team ufficiali, fondazione nuovi team. Ah, Kawasaki ora si rende conto della nostra esistenza. Anche la moto di Razga. Yamaha Erne. Allora, no, per ora non voglio cambiare team. Un candidato disponibile, può andarsene a fare in culo. E questo... Oh! Questo è S++. Attenzione. Sostituiamo Nathalie Petit con Federica Muratore. Ufabbricatore! Va bene. La sostituiamo subito. Perfetto. Eh beh, oh raga, la classe non è acqua. Allora, avanziamo la prossima settimana. E siamo al Gran Premio d'Olanda. Va bene ragazzi, allora io vi ringrazio per aver seguito questo video, vi do appuntamento al prossimo, mi raccomando lasciate like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi per rimanere sempre aggiornati sulle nuove uscite e in descrizione trovate anche il link per seguirmi su Instagram, Twitch e la mia wishlist di Amazon qualora abbiate voglia di farmi un regalino. Noi ci vediamo al prossimo video, vabbè nel frattempo lo facciamo questo, che fai? Questi stanno a dormire, questi, questi stanno proprio a sonnecchiare. Però per il resto sono tutti impegnati con quella roba lì. 14 settimane, perfetto, non arriverà mai. Un bacione ragazzi, ciao a tutti.